Allora, siamo lieti di avere di nuovo qui con noi Marco Veruggio, con il quale abbiamo fatto già almeno due video interviste molto interessanti, uno su a 10 anni dal crollo del Ponte Morandi e un altro sul caso Toti e diciamo, tutto quello che è successo con la giunta della Liguria. Ah, no, e poi abbiamo fatto una terza molto molto interessante sul libro che Marco ha pubblicato sulle lotte in Amazon. Tutte e tre sono presenti in questo canale, per cui invito chi le avesse perse, diciamo, a recuperarle perché sono molto interessanti e ancora attuali. Il canale è appunto il canale YouTube del settimanale comunista La Città Futura. Oggi con Marco proseguiamo l'inchiesta che stiamo facendo su che cos'è oggi l'imperialismo. Queste sono appunto le questioni che oggi porremo a Marco. Di conseguenza, quali sono le potenze che si possono definire imperialiste? E in terzo luogo, qual è la contraddizione principale e quali sono, diciamo, le contraddizioni secondarie? Stiamo facendo questa inchiesta perché ci siamo resi conto che talvolta l'imperialismo appare invincibile per la debolezza delle forze antiimperialiste, che appunto, e questa debolezza è legata in parte significativa alla mancanza di unità, che dipende anche dal fatto che c'è difficoltà a individuare bene qual è il nemico comune contro il quale battersi. E ci siamo resi conto, intervistando diversi intellettuali marxisti, comunisti, che anche tra i marxisti e i comunisti manca, diciamo, questa unità, per cui spesso, cioè, si fanno generalmente le analisi migliori della fase, però poi si ha una certa difficoltà nel tradurla in pratica proprio per questa mancanza di unità. E ci siamo resi conto che uno dei punti più divisivi è proprio questa questione, e perciò stiamo promuovendo, diciamo, questo, diciamo, dibattito a distanza, per cui, come nelle altre video interviste su questo tema, alla fine della relazione di Marco riporterò, diciamo, posizioni diverse dalle sue per favorire appunto il confronto e provare magari a smussare qualche angolo e a vedere se è possibile arrivare in futuro ad una qualche sintesi. Anche perché appunto, e con questo concludo, ci sembra che abbiamo un po' perso di vista un punto fondamentale sia di Lenin, il fondatore del comunismo internazionale moderno, sia di Gramsci, il fondatore principale esponente del marxismo in Italia, che era appunto il fatto che consideravano entrambi fondamentale l'unità del partito dei comunisti, nel senso insomma di Marx e di Engels. E infatti nel partito sia di Lenin che di Gramsci c'erano praticamente tutte le posizioni comuniste che si confrontavano sulla base liberamente sulla base del centralismo democratico. E poi purtroppo dopo la morte di Lenin, l'arresto di Gramsci, questa lezione un po' ci sembra che l'abbiamo persa troppo di vista, ci siamo divisi e continuiamo a dividerci e questo ci sembra che non sia una cosa che ci faccia particolarmente bene. E quindi insomma con questa inchiesta volevamo appunto riprendere anche se a distanza a confrontarci perché spesso manca pure il confronto tra le posizioni diverse e manca di conseguenza anche un po' il riconoscimento, per cui ci sta troppo spesso la cosa di dire a quelli sono traditori, quelli non sono veri comunisti, quelli sono venduti, eccetera. Oppure che ne so, quelli non capiscono niente. Invece, insomma, ci sembra che comunque, per quanto hanno posizioni differenti, alla fine le cose che uniscono intellettuali comunisti e marxisti sono molto di più di quelle che li dividono, anche perché le loro posizioni, per quanto differenti, sono
sicuramente più vicine rispetto a quelle, che ne so, dei liberali o dei democratici, per non parlare naturalmente dei fascisti, eccetera. Va bene, do subito la parola, a Marco. Intanto io vi ringrazio per questo lavoro che state facendo perché penso che sia un lavoro nel senso che Ah, scusa, mi sono la gente. dimenticato, di presentare Marco Veruggio, che è appunto, del progetto editoriale, puntocritico.info, che è anche un sito. E questo progetto editoriale ha pubblicato appunto quel libro molto interessante sulle lotte in Amazon, che ho appunto presentato con Marco, che appunto consiglio di sentire a chi l'avesse perso. Scusa l'interruzione. E prima di quella avevamo pubblicato un testo classico per la prima volta tradotto in italiano che rispetto all'argomento di cui parliamo oggi credo sia molto interessante, cioè il testo di Mandel sulla Seconda Guerra Mondiale. Dicevo che vi ringrazio per questo lavoro che state facendo perché credo che avere un luogo di confronto tra posizioni diverse in cui, diciamo, alla massima franchezza politica si possa unire però anche il rispetto per le posizioni che magari non si condividono, credo sia fondamentale. Poi io penso che, diciamo, la questione della diversità di posizioni, della mancanza di unità sia soprattutto, diciamo, sia un fenomeno abbastanza costante nella storia del marxismo e che è una storia di fortissime dispute politiche, che oggi in realtà non è più marcato che in passato, ma semplicemente è un fenomeno di cui sentiamo maggiormente l'impatto perché viviamo una sconfitta storica. Io una delle cose che ricordo sempre quando mi parlano, diciamo, mi sottolineano questo problema è che se noi andiamo negli anni 60, 70, c'erano centinaia di gruppi marxisti, comunisti in Italia, molti più di quelli che esistono adesso, eppure le condizioni della classe lavoratrice in Italia erano molto migliori, si facevano dei passi avanti, si strappavano anche delle vittorie pur parziali. Quindi in realtà la differenza non è che all'epoca il movimento di classe fosse più unito, è che c'era la lotta di classe. Il vero problema di oggi è che c'è una stagnazione della lotta di classe che fa risaltare ancora di più le diversità, ecco. Certo. Allora, se adesso ci vuoi dire la tua, appunto, su che cos'è oggi l'imperialismo e sulle altre questioni di conseguenza, quali sono le potenze che si possono definire imperialiste, e qual è, secondo te, la contraddizione principale, quelle secondarie rispetto a questo tema? Dunque, io penso che questa sia una questione interessante e di cui da un paio d'anni a questa parte, cioè dopo l'invasione russa dell'Ucraina, capiamo che non si tratta semplicemente di una questione accademica, perché sulla base dell'analisi che uno ha dell'imperialismo, ad esempio, dà una diversa caratterizzazione di quella guerra e quindi si schiera anche su posizioni diverse. Quindi c'è chi parla di un'aggressione dell'imperialismo russo a un paese, qualcuno lo definisce addirittura semicoloniale, c'è chi invece parla di una lotta della Russia contro l'imperialismo occidentale, c'è chi come me e come noi, che insomma, devo dire, 2 anni fa nel collettivo editoriale di Punto Critico abbiamo aperto una discussione, poi abbiamo prodotto anche dei documenti, pensiamo che si tratti di un conflitto interimperialista, cioè di uno scontro tra due blocchi imperialisti. E da questo punto di vista dico subito che oggi, secondo me, porre il problema di quali sono i paesi imperialisti facendo, come dire, una spunta delle cinque condizioni di Lenin, no, nel famoso scritto sull'imperialismo,
diciamo, non è il modo migliore per affrontare l'argomento. In realtà, anche nello scritto di Lenin, già all'epoca ci sono due possibili letture. Una è appunto definire quali sono le potenze imperialiste, ma Lenin dice nel titolo che l'imperialismo è una fase del capitalismo, quindi riguarda più in generale il funzionamento del capitalismo. E io credo che se all'epoca, visto che l'imperialismo era ancora in una fase di maturazione, si poteva con un certo senso, diciamo, fare una distinzione tra paesi imperialisti e paesi non imperialisti, oggi la realtà è che siccome appunto, l'imperialismo è diventato il funzionamento del capitalismo a livello globale e permea di sé ormai tutto il mondo. Che un paese, diciamo, ci abbia le cinque condizioni di Lenin o meno, comunque è, diciamo, cooptato dentro quella logica. Per cui, come dire, non so, rispetto alla questione dell'Ucraina. Certo, non si può dire che l'Ucraina sia un paese imperialista, però oggi in gioco nella guerra in Ucraina c'è un'unica questione, cioè se l'Ucraina decide di essere subalterna al blocco occidentale oppure di essere subalterna al blocco orientale, quindi alla Russia che però diciamo, ha dietro le spalle come convitato di pietra la Cina. Quindi credo che l'imperialismo oggi sia questo, non si possa, che non sia utile, diciamo, più che altro distinguere tra paesi imperialisti e paesi non imperialisti, che da questo punto di vista la contraddizione principale non sia quella tra questo o quell'imperialismo oppure tra potenze imperialiste e paesi, come si suol dire, oggettivamente antiimperialisti. La contraddizione principale resta quella tra i proletari di tutti i paesi imperialisti e non nelle loro borghesie. In questo poi credo che ci sia un aspetto che è legato, lo vediamo sia nella discussione sull'Ucraina, sia nella discussione sulla Palestina, che è strettamente connesso e che è la questione nazionale, perché anche su questo io credo che oggi la questione nazionale non possa essere più declinata come veniva declinata 50-60 anni fa dalle organizzazioni marxiste, anche in questo caso, secondo me, dando una lettura come Marx, Engels, Lenin declinano la questione nazionale mal posta. In che senso? Beh, nel senso che intanto, diciamo, per i marxisti e per Marx ed Engels in particolare, la questione nazionale è sempre, diciamo, subordinata alla questione di classe. Dagli scritti sull'Irlanda, Marx dice in modo molto chiaro che l'indipendenza dell'Irlanda va sostenuta non perché si debba difendere, diciamo, la cultura, la tradizione, la sovranità irlandese, ma dice perché l'indipendenza dell'Irlanda è l'unico modo per far sì che i proletari inglesi, invece di odiare i proletari irlandesi vedendoli come propri concorrenti, rivolgano la propria lotta contro la borghesia britannica. Quindi questo mi pare il primo punto. Quindi gli autori marxisti non affrontano mai la questione nazionale come una questione astratta, una questione di principio, ma sempre come una variabile dipendente della questione di classe. Poi è chiaro che fino agli anni 50, 60, 70 sostenere, non so, ad esempio le borghesie nazionali dei paesi arabi significava, come dire, sostenere delle borghesie progressiste che lottavano contro le potenze coloniali e che in qualche modo potevano garantire alle proprie classi operaie o comunque alle masse oppresse dei loro paesi
alcune cose minime, cioè una riforma agraria che in qualche modo redistribuisse la terra, l'introduzione di alcune libertà democratiche, lo sviluppo di un'industria che in qualche modo consentisse anche la maturazione, diciamo, di una classe operaia e tutto quello che comportava in termini di emancipazione di classe. Oggi intanto, diciamo, le borghesie che sono alla testa dei movimenti nazionali sono tutt'altro che progressiste, cioè Hamas non è ben bella. E in più c'è un altro aspetto che è legato a quello che dicevo più prima sull'imperialismo. Fino a 50 anni fa anche un piccolo paese poteva pensare di costruire una propria prospettiva politica relativamente indipendente negli interstizi tra le sfere di influenza delle grandi potenze. Oggi quegli interstizi di fatto sono stati cancellati. Per questo che dicevo prima, l'Ucraina non ha alcuna possibilità di costruire una propria prospettiva indipendente. L'Ucraina può solo decidere se diventare un Bantustan della NATO oppure diventare un Bantustan di Putin. Quindi porre la questione nazionale in quei termini significa, a mio avviso, non fare i conti con un mondo che è cambiato ed è cambiato per ragioni varie, incluse ragioni tecnologiche. Cioè, gli Stati Uniti agli inizi del secolo, alla fine dell'Ottocento, dovevano mandare le cannoniere, il Commodore Perry in Giappone per trattare con l'imperatore giapponese o con lo shogun e imporgli, diciamo, le loro regole. E oggi c'hai i satelliti, i droni, i missili intercontinentali, quindi, come dire, spedizioni che un tempo richiedevano mesi e paesi che per essere raggiunti richiedevano mesi di navigazione, oggi li raggiungi in poche ore schiacciando un tasto. Ok, grazie. Allora adesso, un po' come abbiamo fatto con le altre video interviste su questo tema, ti riporterò, diciamo, delle posizioni diverse da quelle che hai esposto te, semplicemente appunto per favorire, anche se a distanza del dibattito, questo a prescindere se sono posizioni che io condivido o meno. Allora sì, diciamo che innanzitutto molti sostengono che non tutti i paesi oggi sono nella fase avanzata del capitalismo e di conseguenza non tutti i paesi possono definirsi imperialisti. Che ne so, per esempio Cuba da una parte o la Namibia o il Gambia da un'altra. Per molti difficilmente possono rientrare in questa categoria, anche perché se ci rientrassero tutti, la categoria boh, sarebbe poco utile perché non permetterebbe, diciamo, di cogliere le differenze all'interno dell'identità, che poi, diciamo, è il centro della dialettica. E poi comunque, al di là di questo, resta, diciamo, la questione, della contraddizione principale, perché pure su questo, come sicuramente saprai, e anche rispetto, per esempio, alla guerra in Ucraina, ci sono differenze molto marcate. Ad esempio, ci sta tutta una componente del movimento antiimperialista, marxista, comunista, e anche delle persone che abbiamo intervistato, che considera, diciamo, il pericolo principale l'imperialismo, diciamo, statunitense e i suoi alleati con la NATO e anche con la maggior parte dei paesi dell'Unione Europea. Altri invece che sostengono che per i comunisti di ogni paese il nemico principale è sempre, diciamo, l'imperialismo del proprio paese, perché comunque la rivoluzione va fatta innanzitutto nel proprio paese. Poi c'è chi dice appunto che bisogna distinguere, perché appunto nell'analisi internazionale bisogna individuare qual è il pericolo principale, che viene appunto individuato da questi analisti negli Stati Uniti e nella NATO,
E poi invece diciamo poi a livello nazionale ognuno deve fare comunque la rivoluzione del proprio paese, quindi distinguono sostanzialmente questi due piani. Sì, e poi insomma rispetto al discorso anche sulla questione nazionale e sull'imperialismo e l'antiimperialismo. Molti sostengono che comunque diciamo, una condizione multipolare è meglio che una condizione unipolare, perché appunto consente anche a quei paesi che rischiano di essere, come te, per esempio facevi il caso dell'Ucraina, che rischiano di essere sottomessi a una potenza imperialista piuttosto che un'altra, di mantenere diciamo una certa indipendenza. Molti fanno notare che la stessa Ucraina, prima dell'intervento a gamba tesa dei paesi occidentali, aveva una posizione di questo tipo, cioè manteneva una certa indipendenza proprio perché cercava di avere rapporti a seconda di quello che gli interessava, sia diciamo con il blocco orientale sia con il blocco occidentale. E molti sostengono che questa cosa è finita quando appunto il blocco occidentale con quella che definiscono la controrivoluzione colorata di Maidan ha imposto sostanzialmente con la forza, la rottura, diciamo, con la Russia e l'entrata nella NATO, che era poi una linea rossa che poneva la Russia rispetto, diciamo, all'estensione della NATO, perché appunto alcuni sostengono che se la NATO, inglobasse anche l'Ucraina e mettesse, diciamo, le armi atomiche, ai confini con la Russia perderebbe qualsiasi capacità di deterrenza, e questo naturalmente renderebbe difficile anche il multipolarismo che appunto secondo alcuni favorisce una relativa indipendenza dei paesi diciamo non allineati. Ad esempio, con questo concludo, abbiamo poco tempo fa intervistato un esponente del GVP, di questa organizzazione marxista e comunista che ha vinto le elezioni recentemente in Sri Lanka, e quando gli abbiamo chiesto appunto della posizione che intendevano prendere a livello di politica internazionale, da quello che abbiamo capito, appunto volevano prendere una posizione sostanzialmente equidistante, perché avevano paura sia di finire diciamo sotto il dominio occidentale, ma anche di finire sotto il dominio indiano, sotto il dominio cinese. Quindi mi sembrava che appunto la loro impostazione fosse quella di sfruttare appunto questa situazione di multipolarismo per cercare di mantenere una certa, per quanto è possibile, indipendenza a livello internazionale. Allora, intanto parto dicendo con chi sono d'accordo. Io sono d'accordo e non è in contraddizione con quello che dicevo prima sul fatto che il nemico è in casa nostra, cioè che ciascuno deve innanzitutto occuparsi di contrastare il proprio imperialismo, anche diciamo perché ovviamente è la cosa più semplice. Quella su cui uno può intervenire muovendo le carte che ha a disposizione. È evidente che diciamo, fare una battaglia contro l'imperialismo americano oppure contro l'imperialismo cinese, se vogliamo parlare di imperialismo cinese, significa fare dire, una battaglia prevalentemente propagandistica. Diciamo di formazione per i propri militanti, in qualche modo dare un contributo di solidarietà a chi nei rispettivi paesi si batte contro le proprie borghesie. Quindi su questo io sono assolutamente d'accordo. Sul resto, allora,
c'è una questione metodologica, cioè a che cosa ci serve fare questa analisi, no? Ora è chiaro che non possiamo dire che la Namibia o Cuba sono paesi imperialisti, questo mi sembra assolutamente evidente, ma il problema è questi paesi, diciamo, possono costruire una propria politica prescindendo dall'influenza degli imperialismi, possono costruire una politica indipendente e soprattutto prendiamo il caso dell'Ucraina, che è il caso naturalmente più dibattuto negli ultimi 2 anni, il caso dell'Ucraina e della Russia. Io penso, ad esempio, che lì si tratti di uno scontro tra imperialismi, anche se è evidente, la Russia non può essere considerata un paese imperialista, diciamo, facendo la spunta delle 5 condizioni, di Leni, perché la Russia è un paese che vive prevalentemente di, esportazione di materie prime, in particolare gas e petrolio, che non esporta, capitali, che ha un apparato industriale relativamente arretrato, con l'eccezione, diciamo, del settore militare, dove c'è, diciamo, una sopravvivenza dell'industria bellica dell'Unione Sovietica, e nessuno di noi usa cellulari o computer i cui componenti sono prodotti in Russia, o utilizza, non so, televisori, elettrodomestici di marca russa, mentre sappiamo che invece quasi tutti noi utilizzano degli smartphone che vengono assemblati in Cina, o che una delle cause della crisi dell'industria automobilistica in transizione verso l'elettrico è la concorrenza delle macchine elettriche cinesi. Quindi è evidente che la Russia non può essere considerata un paese imperialista nel senso appunto delle 5 condizioni, però sta di fatto che la Russia porta avanti una politica imperialista che è il frutto, diciamo, del fatto che opera in quella fase che dicevo prima, in cui l'imperialismo è diventato l'esclusivo modo di funzionamento, diciamo, del capitalismo globale. E da questo punto di vista è evidente che chi sottolinea come dire, l'entrata a gamba tesa della NATO e dei paesi occidentali in Ucraina e la progressiva perdita di autonomia ha ragione. E questo spiega anche, che non significa che giustifica, ma spiega in termini scientifici anche la reazione di Putin, perché tradizionalmente tutti gli imperi, e Putin, diciamo, è evidente che si rifà alla tradizione imperiale russa e al nazionalismo grande russo, hanno sempre avuto attorno a sé degli stati cuscinetto, e se uno cerca di entrare nello stato cuscinetto, l'impero reagisce. Quindi, da questo punto di vista, non c'è nessuna argomentazione contraria rispetto a questa analisi. E la guerra che è scoppiata, in qualche modo, al di là di chi abbia premuto per primo il grilletto, però, così come diceva Clausewitz, è la prosecuzione della politica con altri mezzi, cioè quel tipo di politica che è stata fatta dell'allargamento della NATO verso Oriente, e anche la politica con cui Putin ha cercato già in passato di bloccare quell'allargamento, nel momento in cui i mezzi, diciamo, negoziali della politica non funzionano più, si trasforma in guerra. Altra cosa è quando a questo tipo di analisi, facendo leva sull'argomentazione della contraddizione principale, i marxisti dicono: allora bisogna schierarsi e sostenere, diciamo, il soggetto meno imperialista, il soggetto meno cattivo, cosa che dal mio punto di vista non funziona, perché se noi affrontiamo la questione da un punto di vista di classe, che dovrebbe essere sempre per un marxista, come dire, l'attitudine principale, la domanda che io pongo
a chi sostiene, ad esempio, come fa una buona parte anche della sinistra, diciamo, trotskista, che è il mondo un po' da cui io vengo, che bisogna difendere la resistenza ucraina pur senza schierarsi con Zelensky, eccetera, eccetera. E io dico, ma se l'Ucraina vince la guerra, per i lavoratori ucraini questo rappresenta un passo avanti? Lo stesso discorso io faccio dal punto di vista di chi sostiene invece che bisogna sostenere Putin perché non è l'Unione Sovietica, non è marxista, però è oggettivamente antiimperialista, così come si dice anche dell'Iran e di altri paesi. Io pongo la stessa questione, cioè se la Russia vince la guerra, questo dal punto di vista dei proletari russi è un passo avanti e dal punto di vista dei proletari nel mondo. A me sembra che in entrambi i casi, diciamo, che vinca uno o che vinca l'altro, non è una vittoria né per i proletari ucraini, né per i proletari russi, né per i proletari di tutto il mondo. E non lo è soprattutto perché loro non hanno dato nessun contributo a questa vittoria. Come dire, i benefici di una vittoria vanno sempre a chi ha svolto un ruolo attivo, cioè a chi è stato il vincitore vero e proprio. Da questo punto di vista, io credo che oggi la parola d'ordine centrale, diciamo, l'elemento fondante per un marxista, sia la questione dell'autonomia di classe, cioè dell'indipendenza politica della classe operaia, e la questione dell'internazionalismo. In realtà, diciamo, noi possiamo vedere la guerra in Ucraina. Cito sempre quella, diciamo, come esempio, come una guerra tra borghesie dei paesi imperialisti occidentali dell'Ucraina e il regime degli oligarchi russi, ma possiamo anche vedere questa guerra come uno scontro in cui da una parte ci sono le élite, le classi dominanti degli altri paesi, e dall'altra ci sono i proletari, sia ucraini che russi, che sono utilizzati come carne da cannone e che sono quelli che stanno veramente perdendo la guerra, perché ci sono 500.000 morti, di cui la maggior parte sono proletari russi e proletari ucraini. Ok, diciamo che questo forse me l'ho dimenticato di sottoporti. Alcuni sostengono che, visto che ci sono necessariamente diversi poli imperialisti, bisogna poi tenere presente pure la gerarchia che c'è tra questi poli. E alcuni sostengono che in questa gerarchia sicuramente il polo della NATO, degli Stati Uniti, è quello decisamente preponderante. Così, ad esempio, rispetto alla questione della guerra in Russia e in Ucraina, diversi sostengono che non si può mettere, diciamo, sullo stesso piano i due blocchi. Perché appunto uno è quello aggressivo e l'altro è quello che cerca di difendersi. E per esempio fanno l'esempio che appunto ai tempi di Gorbaciov l'Unione Sovietica ha consentito l'unità della Germania, ha consentito lo scioglimento del patto di Varsavia, eccetera, eccetera. Però l'accordo era che la NATO non si doveva espandere in quei paesi che facevano parte del patto di Varsavia o che facevano parte dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica. E invece è stata la NATO che si è espansa non solo in tutti i paesi dell'ex patto di Varsavia, ma in diverse appunto di quelle che erano state le repubbliche socialiste sovietiche e hanno diciamo accerchiato la Russia con le armi nucleari. E appunto molti si chiedono che cosa succederebbe se domani la Russia e la Cina ponessero le loro armi atomiche in Messico al confine con gli Stati Uniti, insomma. Rispetto poi al discorso che
visto che domina oggi l'imperialismo, non ci sono alternative. Alcuni sostengono che in realtà non è così perché, ad esempio, paesi come la Cina, evidentemente, proprio perché sono ancora in una fase di crescita e di sviluppo, non sono interessati, alla guerra imperialista, ma portano avanti una politica il più possibile, diciamo, di pacificazione, proprio perché, a loro conviene lo sviluppo del libero mercato a livello internazionale, perché al momento sono più forti rispetto a paesi che invece sono in crisi, come i paesi occidentali, e che proprio per questo reagiscono con la guerra. E quindi appunto sostengono che proprio oggettivamente gli interessi sono diversi e quindi anche, diciamo, la posizione rispetto all'imperialismo è differente, perché appunto l'imperialismo implica fare la guerra per espandersi e si dice, alcuni sostengono che per esempio non è questo al momento almeno l'interesse per esempio della Repubblica Popolare Cinese, e invece l'interesse di paesi che sono, diciamo, in profonda crisi di sovrapproduzione, quindi sono veramente nella fase finale del capitalismo come i paesi occidentali. Poi altri ricordano come lo stesso Lenin, dopo che la rivoluzione in Occidente era fallita, a suo modo di vedere, principalmente a causa dell'aristocrazia operaia, abbia appunto unito, diciamo, il discorso sulla lotta di classe anche la lotta appunto per la lotta antiimperialista, la lotta per dei popoli, per l'autodeterminazione nazionale, e da quel punto di vista anche, diciamo, quei regimi che non erano assolutamente vicini al comunismo, come ne so, l'emiro dell'Afghanistan, se svolgeva una funzione antiimperialista poteva essere, diciamo, un alleato in questa lotta, che appunto sarebbe stata essenziale per eliminare l'aristocrazia operaia e così favorire poi la rivoluzione anche in Occidente. E altri, per esempio, sottolineano che anche Marx sostiene tutte le forze che combattono contro quello che poi sarà definito l'imperialismo, pure quelle più reazionarie, per esempio i Sepoi in India o anche i Boxer in Cina o anche gli aristocratici polacchi, anche se appunto erano sicuramente delle forze reazionarie. E tuttavia alcuni dicono che secondo lo stesso Marx andavano comunque sostenute nel momento in cui combattevano contro quello che poi è stato definito l'imperialismo. Allora, diciamo, da questo giro di, diciamo, obiezioni e posizioni che tu hai riassunto, diciamo, mi concentro su due aspetti che mi sembrano fondamentali. Uno è la questione, diciamo, della Cina e della contraddizione principale. Intanto mi pare che in questo ci sia una visione statica, nel senso che ormai noi siamo entrati in una fase in cui il declino dell'egemonia statunitense e dell'egemonia occidentale è un fenomeno chiaro. Le stesse vicende dell'Ucraina, se tu vai a vedere, insomma, gli esiti del voto, dei vari voti che ci sono stati, ad esempio, alle Nazioni Unite, dimostrano che in realtà l'Occidente non ha ancora capito che sta diventando non soltanto minoranza nel mondo, ma anche minoranza spesso sempre meno influente. La creazione dei BRICS e poi, diciamo, l'adesione di sempre più paesi, di più continenti ai BRICS, è un fenomeno significativo. Poi non va, come dire, enfatizzato eccessivamente, perché poi in realtà dentro i BRICS ci stanno anche paesi che hanno posizionamenti abbastanza diversi sullo scacchiere mondiale. Però questo è un dato di fatto. E quanto alla Cina, in realtà,
Se vogliamo applicare invece in questo caso l'ortodossia leninista proprio delle cinque condizioni, la Cina è proprio il paese che realizza alla perfezione tutte e cinque le condizioni di Lenin, cioè la presenza di forti monopoli, la presenza di un fortissimo capitale finanziario che si intreccia con il capitale industriale. L'esportazione di capitali, l'esportazione di capitali cinesi è, diciamo, un dato eclatante, e la presenza di monopoli e di associazioni di monopoli che lottano sul mercato mondiale per accaparrarsi quote sempre più ampie di quei mercati. Basti vedere il numero di imprese cinesi nella classifica che viene fatta ogni anno da Forbes, e poi le sfere di influenza. Una sfera di influenza non significa, Lenin non dice che l'imperialismo, una delle caratteristiche dell'imperialismo è fare la guerra. Lenin parla di sfere di influenza. Quelle sfere di influenza tu le puoi, come dire, dominare con la spada, ma fino a che non hai bisogno della spada, le domini con l'influenza politica. Ad esempio, il progetto della Grande Via della Seta, che cos'è se non, come dire, la proiezione del potere economico e dell'egemonia politica della Cina verso Occidente e la creazione di un'enorme sfera di influenza? Quindi mi pare che da questo punto di vista, diciamo, in realtà le cose stiano andando esattamente nella direzione opposta rispetto alla posizione che tu citavi. Quanto alla questione nazionale, sì, diciamo, la citazione dell'emiro dell'Afghanistan è sempre molto gettonata, però il problema è sempre, come dicevo prima, capire qual è, diciamo, l'obiettivo che è il ragionamento strategico che Lenin articola quando scrive nel 1914, se non ricordo male, l'opera sull'autodeterminazione delle nazioni. I bolscevichi in quel momento stanno rimettendo in discussione un impero che per secoli si è fondato sull'oppressione di serie di etnie, di popoli asiatici da parte dello sciovinismo grande russo. E tanto più quando poi prendono il potere, si pongono il problema di, come dire, riallacciare un rapporto con quei popoli, sgravandolo del peso di secoli di oppressione per costruire, diciamo, per innescare un processo di emancipazione sociale, e lo fanno tanto più in un momento in cui lo stesso imperialismo ha abbracciato la bandiera dell'autodeterminazione dei popoli, perché il discorso, le famose 14 tesi di Wilson nel 1918, con cui il presidente degli Stati Uniti di fatto ridisegna i confini interni dell'Europa, è proprio improntato, questo riguarda anche quello che dice sull'Italia, no? A ridisegnare i confini dei paesi europei sulla base della lingua, diciamo, della nazionalità, perché questo è il modo, dal punto di vista americano, di dare il colpo definitivo ai grandi imperi multinazionali che erano stati protagonisti della prima guerra mondiale, cioè in primo luogo l'impero austro-ungarico, ma anche l'impero ottomano e l'impero russo. E quindi giunge a sfidare direttamente su quel terreno anche il governo, diciamo, della Russia di Lenin. La stessa cosa vale, diciamo, per Marx, anche in quel caso. Cioè, ci fu, ad esempio, tutta la polemica, no, sulla famosa formula engelsiana dei popoli senza storia, no? Cioè, a un certo punto
Marx ed Engels dopo il 1848, dopo la repressione dei moti rivoluzionari nel 1848, hanno parole durissime nei confronti delle popolazioni slave del diciamo dell'impero austro-ungarico, e in questo anche alcuni marxisti, diciamo novecenteschi, videro un riflesso del fatto che Marx ed Engels non si erano liberati del tutto dal nazionalismo tedesco. In realtà, anche in quel caso, come dire, poi fu proprio un marxista ucraino, cioè Rozdolsky, negli anni 40, dopo la seconda guerra mondiale, a scrivere un testo, insomma, molto interessante su questo, appunto, Engels, la questione dei popoli senza storia. Cioè, anche in quel caso, il ragionamento di Marx e di Engels, che poi, come dice Rozdolsky, non erano dei papi di una chiesa socialista, per cui, diciamo, non c'è il dogma dell'infallibilità, potevano anche sbagliare, diciamo, sicuramente sbagliarono, ad esempio, nel pensare che una rivoluzione socialista internazionale si sarebbe, come dire, sarebbe accaduta in tempi abbastanza brevi, e questa è stata anche, tra l'altro, una delle ragioni per cui, diciamo, hanno preso alcune posizioni. E però la cosa che secondo me va messa al centro è che il ragionamento è sempre sugli effetti che sostenere un determinato schieramento, sostenere ad esempio in alcuni casi l'autodeterminazione di un popolo, ha gli effetti che ha sulla lotta di classe e gli effetti positivi o negativi che ha sulla classe operaia dei paesi che vengono presi in considerazione. Quindi è sempre questo il centro, non se Lenin ha detto che l'emir dell'Afghanistan in quella situazione andava sostenuto, e quindi oggi noi possiamo prendere gli ayatollah iraniani e dire che li possiamo sostenere perché sono oggettivamente antiimperialisti. Il problema è che ci dobbiamo porre è: ma se noi sosteniamo gli ayatollah iraniani dal punto di vista della classe operaia iraniana e della classe operaia internazionale, quali sono le conseguenze? Io francamente non vedo, come dire, aspetti positivi, e per questo dissento fortemente con chi imposta questo problema, perché credo appunto che la questione centrale sia che bisogna sempre partire dalla contraddizione di classe, tutto il resto, diciamo, è secondario. Quindi un ragionamento su funziona se funziona in termini di emancipazione di classe dei lavoratori dei diversi paesi. Perché se poi invece, come dire, la questione nazionale si sgancia, diventa una questione a sé, arriviamo a situazioni che sono paradossali. Cioè, oggi, per dire, noi abbiamo una sinistra italiana che si mobilita contro la legge sull'autonomia differenziata perché fa venire meno l'unità del paese, la sanità, eccetera, eccetera, e che poi però qualche anno fa si entusiasmava per l'indipendentismo della Catalogna e il referendum di Puigdemont. Ma voglio dire, anche lì il problema non è se i catalani hanno diritto di staccarsi dalla Spagna perché hanno una tradizione, una lingua, eccetera, eccetera. Il problema è, in termini sociali, che cosa significa? In quegli anni, non so adesso, ma insomma credo che non siano molto variati, la Catalogna era una delle 5 regioni più ricche dell'Europa, per cui il segno sociale di quella richiesta di indipendenza era quello di una comunità ricca che voleva, come dire, tenersi la sua ricchezza per sé. Oppure l'indipendentismo scozzese, che chiedeva referendum per staccarsi dalla Gran Bretagna e contemporaneamente annunciava che se avessero vinto loro comunque avrebbero chiesto l'adesione all'Unione Europea. Per cui ci sono forze che teorizzavano che bisognava sostenere l'indipendentismo scozzese per ragioni di classe, e contemporaneamente però quell'indipendentismo scozzese chiedeva di aderire alla costruzione del polo imperialistico europeo. Quindi
E se si perde, diciamo, la bussola è sempre di classe, si finisce per, come dire, incartarsi in una serie di contraddizioni da cui non si esce più. Ok, grazie Marco. Per concludere, ricordo i prossimi appuntamenti su questo tema. Sentiremo nei prossimi giorni Domenico Moro e Maurizio Brignoli. Per invece l'inchiesta che stiamo facendo su Lenin a 100 anni della morte, il prossimo che intervisteremo sarà Paolo Cassetta, sulle questioni, diciamo, di attualità di politica internazionale, quindi le guerre in corso e la lotta contro la guerra, sentiremo Antonio Mazzeo, e poi ricordo per le presentazioni dei libri sentiremo Fineschi su questa nuova edizione del primo libro del Capitale. E poi speriamo in futuro di poter presentare con Marco o con qualcun altro questo libro che hanno pubblicato appunto di Mandel sulla Seconda Guerra Mondiale. Va bene, grazie, alla prossima. Ciao, grazie a tutti. Grazie.